Ciao amici, benvenuti al mio videoblog. Questa volta vi parlerò di una cosa molto particolare, la cosiddetta fotoreportage. Che cos'è? Hai già sentito le esilaranti notizie di chi ha provato ad acquistare gli abiti economici online? Hai mai sentito? Praticamente esistono dei negozi online che ti propongono una selezione di abiti a prezzi scontati, che imitano quelle delle marche famose. Ed è molto facile cadere in questo divertente tranello. Allora, ti viene subito l'idea, dici, perché non provarci? Bell'abito, costo basso. L'unico problema lo hai quando il pacco arriva e provi l'abito. Non è nemmeno vicino a quello che hai visto nell'immagine, nella quale lo indossa una fotomodella. Il risultato è talmente ridicolo che le ragazze che hanno acquistato gli abiti hanno deciso di postare le foto degli abiti con il risultato finale. Quindi, quando te li trovi queste foto, girali in rete e ne trovi tantissime. Se stai cercando ora il fotografo, stai girando, avrei sentito parlare chiunque, quasi tutti i fotografi, di stile reportage. Siete così sicuri che alcuni colleghi possono offrire questo servizio? Fino a qualche anno fa questo termine reportage non si sentiva proprio, mai. Vi siete chiesti come mai e perché? Provate a chiedere a chi è che si è sposato una decina di anni fa. I fotografi allora offrivano un servizio reportage di matrimonio, oppure si limitavano semplicemente a parlare di servizio fotografico? Grafico? Provate a chiederlo. Un po' come ogni altra cosa di tendenza. Oggi la parola reportage va di moda, parliamoci chiaro. Gli sposi cercano, giustamente, una fotografia dinamica, una fotografia spontanea, una fotografia dove non si mettono in posa e vogliono evitare di essere costretti l'intera giornata a scattare sempre e continuamente foto. Chiunque oggi ti parla di reportage, che va di moda. Ora, lasciate che vi faccia una domanda. Siete certi che ogni fotografo che parla di reportage non lo faccia solo per aumentare le possibilità di vendere i suoi servizi? Non è sufficiente scegliere di fare fotografia spontanea. È un tipo di fotografia che richiede tanta esperienza e tecnica. Non si può inventare tra l'oggi e domani. Hai idea di quanto sia complicato realizzare ottime immagini e allo stesso tempo permetterti di goderti al massimo il tuo matrimonio? Fai un passo in più per avere la sicurezza di regalarti le foto che desideri. Quindi, del resto stiamo parlando del tuo matrimonio, qualcosa che è irripetibile. Perché vuoi metterla a rischio? Altrimenti corri il pericolo di finire come le ragazze fregate dalle promesse di quei siti internet di abiti. Con la differenza che non ti rimanerà tutto in una risata. Se ti ritrovassi a tuo matrimonio a fare una comparsa a causa di un fotografo invadente e fastidioso, perché incapace di scattare immagini di qualità senza rovinarvi il matrimonio, non potresti tornare indietro. Tutto sarebbe perso e non ci sarebbe nulla da fare. Quindi, quando stai pensando a ingaggiare un fotografo, non fidarti semplicemente delle sue parole, perché ognuno chiaramente ti direbbe che è il top, che è il più bravo, che è il migliore. Chiedi di poter vedere in primis dei matrimoni completi. Chiunque ti può tirare fuori qualche immagine carina. Puoi averla copiata da internet, scaricata. E osserva bene l'immagine dell'album finale. Sono quelle che vorresti? Poi dai un occhio alle recensioni e controlla che non si parli solo genericamente di professionalità o di qualità. Cerca la parola discrezione, per esempio. Infine, valuta anche il prezzo, ovviamente. Non lasciarti attrarre da tariffe bassissime. Deve esserci una ragione se alcuni fotografi hanno prezzi così alti. Oppure ci sono alcuni fotografi che hanno prezzi così bassi. Vai a analizzare. Realizzare immagini di qualità e permettere agli sposi di vivere veramente il proprio matrimonio sono obiettivi di pari importanza nei miei servizi. Se date uno sguardo alle mie foto o leggete qualche recensione, sono sicuro che ve ne accorgerete. Spero di esservi stato d'aiuto. Ciao a tutti, alla prossima puntata.